mi stavo truccando, però ho deciso che prima di, insomma, truccarmi, tolgo queste cannucce anche perché sono tantissime ore che le ho su. La notte pensavo peggio, cioè pensavo che avrei passato la notte in bianco, invece no, sono riuscita a dormire, devo dire la verità. Io dormo di lato, su questo lato qua. E noi prima andiamo sul divano, poi andiamo a letto. Evidentemente, quando sono arrivata in camera da letto, si erano già smollate un bel po' le cannucce perché le vedo più libere e quindi mi ha permesso di dormire. Però immaginavo molto peggio. Ovviamente, se non volete provare l'ebbrezza di una notte con le cannucce in testa, vi consiglio di farle magari la mattina, tipo se uscite la sera. Fate la mattina, secondo me, in 6-8 ore. Dovrebbero essersi asciugati. Importante che siano belli asciutti, però, perché se sono bagnati, il riccio non si è fissato bene, no? Però potete anche farle di giorno, così la notte siete tranquillissimi. Le slego sperando che siano belli. Inizio da quelli dietro, va? Che poi, tra l'altro, sapete che noi prima ci mettiamo sul divano, poi andiamo su in camera da letto, no? Quando siamo arrivati in camera da letto, cioè c'era un ragno enorme, ma proprio da film, cioè giuro, enorme, era una cosa così, con le zampe pelose enormi, era grossissimo, sembrava proprio quello che vedi nei film. Io non ho la fobia, cioè no, ma cosa sono? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questi tra l'altro sono quelli che ha fatto Andrea, eh? È stato troppo bravo. Oh mio Dio. Bene. Ok. Oggi tra l'altro dobbiamo andare a Milano. Abbiamo. Ho qualche problema con la voce stamattina. Abbiamo un meeting e poi devo andare dal chiropratico. Sono abbastanza impegnative queste visite perché appunto lui sta facendo un trattamento intensivo, quindi le visite sono parecchio ravvicinate. Noi non viviamo a Milano e andare a Milano così spesso, questo l'ho fatto io, quelli che ha fatto Andrea sono venuti meglio. Decisamente quelli che ha fatto Andrea sono venuti meglio. Buongiorno, buongiorno. Stamattina volevo andare a controllare i gattini. E voi direte che gattini? Ma praticamente è successo che, vabbè, qua in cascina ci sono una marea di gatti. No, scusate, guardate un attimo il nostro gelsomino, che roba che è. È un muro di fiori. Incredibile, ma non vi immaginate il profumo che fa. E niente, no, raccontavo che qua in cascina ci sono un sacco di gatti, un po' abbandonati, un po' allo stato brado, diciamo. E tra questi gatti è successo che l'altro giorno, di notte, abbiamo sentito miagolare tantissimo. Sentivamo proprio due cucciolini piangere un sacco, no? Abbiamo detto, vabbè, vediamo un attimo la mattina cosa succede. Allora siamo venuti fuori la mattina a cercarli e sentivamo fortissimo miagolare, fino a quando eravamo qua che stavamo facendo colazione nel giardinetto dietro e abbiamo visto uno di questi due gattini che miagolava saltare, cercare di saltare dentro il giardino con i cani che impazzivano. Secondo me, cioè, al momento abbiamo pensato che fosse abbandonato, no, dalla madre, quindi ci siamo un po' preoccupati e abbiamo recuperato questi due gattini che erano spettacolari, tra l'altro. Chi segue Onorina su Instagram li ha visti. Erano uno rosso praticamente, un classico gatto arancione, e l'altro era rosso e bianco, insomma, erano dei bellissimi gattini. Allora li abbiamo presi, li abbiamo recuperati, li abbiamo messi nel trasportino cercando di capire se avessero bisogno di cibo o quant'altro, perché qua intorno non si vedeva la madre. E abbiamo chiamato la nostra veterinaria per farci un po' spiegare cosa fare. Lei a quel punto ci fa: fermi tutti, non toccateli, lasciateli, rimetteteli lì dove erano, perché sicuramente non sono stati abbandonati. La madre abbandona i gatti in quei casi, fa: lasciatela lì, non vi preoccupate, perché la madre deve sapere dove trovarli, perché dopo che è andata in giro a mangiare va lì e li allatta. Allora niente, l'abbiamo rimessi qua, solo che ogni tanto li sentivamo ancora nei giorni a venire.
piangere, quindi un po' mi preoccupavo, cercavo di capire appunto dove fossero finiti e se veramente la madre se ne prendesse cura, insomma. Adesso volevo appunto andare a vedere perché questi gatti sono proprio qua, erano almeno qua, sul fosso, sulla riva del fosso. Però non sento più piagnucolare e non li ho più visti gironzolare, quindi probabilmente la madre li ha acchiappati e li ha portati via, in un posto magari più sicuro. Eh sì, mi sa proprio di sì. Vedete? Questo, praticamente lì giù c'è l'acqua. E in queste sterpaglie altissime c'erano sti gattini. Io col macete mi sono fatto strada lungo quella riva lì. E sono arrivato e l'ho recuperato. Uno lì e l'altra più avanti di là. Ma erano davvero microscopici, eh. Non è, a malapena tenevano gli occhi aperti. Per quello che ero preoccupato. Allora niente, noi abbiamo provato a lasciargli un po' di latte, solo che dopo il latte non possono berlo, abbiamo letto su internet. Il latte di mucca è velenoso per i cuccioli. Poi abbiamo detto lo yogurt, anche lo yogurt. Insomma, non sapevamo più che cavolo fare, no? Ci dispiaceva un sacco. E adesso vediamo se invece riesco a farvi vedere il resto dei cucciolini che ci sono sempre qua in cascina. C'è pieno di gatti. Ecco, vedete, qua c'è ancora il trasportino che abbiamo usato. Io li ho messi lì dentro e volevo subito portarli dal veterinario a far visitare. E lei invece mi ha detto, no, rimettili subito lì, lasciali lì dove sono. Va bene. Qui da noi appunto ci sono un totale di circa 30 gatti. Perché c'è la nostra vicina di casa che ne ha 5 o 6, una roba del genere. E il proprietario invece dell'azienda agricola, della cascina proprio, diciamo quella con le mucche e tutto, mi ha detto il mungitore che ne ha contati in totale 24. Ora, 24 gatti, quelli del mungitore, di cui non si prende cura nessuno, come spesso accade in cascina. E figuratevi che parecchi cuccioli venivano a imboscarsi qua. Insomma, alcune mamme sono venute qua a fare i cuccioli, probabilmente perché si sentivano più tranquille a nasconderli sotto quelle tegole, di solito erano proprio sotto lì, però adesso vedo che sono spariti, quindi probabilmente sono cresciuti, sono tornati in cascina. Sono tutto questo per dirvi che alla fine eravamo preoccupatissimi per questi gatti, perché appunto comunque sono dei cuccioli, sono degli animali, per quanto non sia un amante proprio dei gatti, ma mi dispiace un sacco pensare a dei cucciolini abbandonati, eh? Ma erano troppo carini. Li avremmo voluti prendere noi. Abbiamo provato a farli conoscere ai cani, ma diciamo che erano abbastanza d'accordo, tranne i maschi. Le femmine li avrebbero accolti bene, perché Olivia è impazzita. Olivia, quando gli ho fatto vedere il cucciolo, è impazzita proprio, lo voleva leccare come una matta. Ma anche Maggie, che mi ha stupito, come anche Memole. Ma in realtà quello che più ha dato fuori di testa era Ozzy. Ozzy non li può vedere i gatti, li detesta e si comportava veramente male. Allora non c'era proprio verso di adottarli noi. Cagnacci, adesso dovete liberarmi qua al giardino, perché io volevo mettermi a tagliare l'erba per bene, perché è una schifezza. E tra l'altro, adesso che è cresciuta un po', abbiamo avuto praticamente un'invasione di maggiolini che crescono e depositano le uova proprio nell'erba un pochino più alta. E ma, voi non vi immaginate, quando scatta l'ora del tramonto si alza un nugolo di maggiolini, una roba incredibile, che Maggie incomincia a saltare per cercare di mangiare. E allora devo tagliare per pulire per bene, insomma. Aspetta, fermi lì. Pronto? Guantini tecnici. Prolungona, cani dentro.
tagliaerba, che tra l'altro c'è, non so, questo tagliaerba qua è quello del brico. È quello, questo qua, del brico. Elettrico a tre ruote, fa un po' schifo in realtà, prima di tutto perché ha un contenitore veramente microscopico, quindi anche per un pezzettino di giardino come questo devo svuotarlo 400 volte. Secondo poi perché insomma è piccolo, fa schifo ed è elettrico. Mi piacerebbe tantissimo comprare un bel tagliaerba di quelli a motore a scoppio, a benzina, ma non so se Norina me lo permette, perché quello che ho visto è troppo figo, costa tipo 800 euro. Quello che vorrei, perché dico, scusa, se lo prendo a benzina lo prendo bello, non lo prendo scarso, perché sennò sono punto a capo, quindi solo che non so se mi permette di spendere 800 euro per un tagliaerba, per un pezzettino così. Mi piacerebbe tanto, però. Vabbè, mettiamoci all'opera. Che succede? Dentro i cani sono tutti lì che mi stanno guardando. Se li faccio uscire. Aspettate, topacci, aspettate. Allora, corrente. Dai. Primo giro, guarda. Dai, devo prendere per forza uno con un bel serbatoio grosso, ma guarda. Ho fatto un terzo, no, un quarto del giardino e già si è riempito. Ne voglio uno con cui, magari un trattorino, con cui faccio un giro solo, boh, finito. Adesso gli do appunto una roba del genere per bene, però i ricci, in modo che si aprano, si smollino per bene. Cioè, no, ma guardate, è stupendo, è perfetto. Vabbè, io ho la frangia, quindi se non avete la frangia probabilmente è meglio. Ok, cerco di sistemarli, di aprirli tutti. Eccoci. Finito, finito. Ho finito. Molto bene. Adesso, terzo caffè, perché oggi ne ho bisogno. Con sto dente del giudizio che non mi fa dormire la notte, oggi ne ho realmente bisogno. Terzo caffè, barba perché faccio veramente schifo, capelli perché fanno veramente schifo e doccia perché faccio veramente schifo. Poi direi che sono pronto ad affrontare la giornata. Re e regina. Re e regina, la mia regina soprattutto. Oh my donna, che dolcezza. Sembra un piccolo lupo. Un lupo proprio. Semmi che succede, semmi che succede. La tua amante. Le tue amanti. Cecilia. Lo sai che lei la vuole, a lei piace violento. Dai, mi vi ho tagliato l'erba, dai, andate a fare un giro sul prato, guardate che bravo che sono stato. Oh signore, calmati Maggie, calmati more. Sei un po' agitata come al solito, Non so più a chi andare a rompere le balle. O meglio, lo sa, lei vuole Sammy. Uè, ti ho detto di lasciar stare le mie piante grasse e anche il mio caffè. Cosa c'è? Sei un po' irrequieto? Sei irrequieto, amore? Madonna, sì, un po' assonnato e un po' irrequieto. Dai, un po' a giocare, su. Vai a giocare con gli altri, forza. Vai a giocare, Madonna santa. Questo fanciullo è un regalo per i vostri fidanzati da fare. No, cioè voi non potete capire, soprattutto se i vostri fidanzati magari hanno la pelle un po' delicata, invece di usare la lametta, con il rasoio elettrico alla fine guarda che io ho migliorato un casino, anche perché con la lametta succede che, ok, si radi più in profondità, ma ti irrita tutto, invece questo no. Allora, pronte? 3, 2, 1... Sono troppo belli! Sono bellissimi!
Sono troppo contenta che siamo venuti bene, molto meglio, appunto come vi dicevo dell'altra volta. Vabbè, adesso insomma sono così col pigiamone, non truccata, eccetera, eccetera. Mi trucco, mi faccio un bel trucco, ovviamente cerchioni, e semplicemente ho fatto così per un po', perché si smollassero e nell'arco della giornata, wow, mi piacciono tantissimo. Cioè, a me il riccio afro piace da morire, la testa così voluminosa ancora di più. Però sì, nell'arco della giornata, secondo me, saranno ancora più voluminosi. E belli, guardate che testa. Devo sistemare un attimino qua in alto perché io ho la frangia. Se non avete la frangia, essendo queste ciocche lunghe, qua coprono meglio, quindi viene meglio. Però mi piace da morire. Sono presa tutto il tempo per truccarmi. Tirato fuori praticamente metà della mia makeup collection, però mi piace davvero tanto. Ho usato tipo 3000 ombretti come non facevo da tantissimo tempo. Mi piace perché sono tutti caldi. E mi piace molto anche, ups, il rossetto, questo colore così marroncino, ma arancio tipo, molto molto caldo. E dopo pensavo anche di mettermi l'eyeliner o comunque una matita nera all'interno dell'occhio. Adesso non riesco perché lacrimano. E volevo anche farvi vedere. Allora, sono andata a fare un pochino di shopping venerdì, se ricordo bene, venerdì sera da Rese. Quindi ho preso qualcosina da Zara, è proprio un mini mini haul, ma sono molto carine le cosine. Ho preso cosine. Okay, ho preso giusto quattro cosine, proprio quattro cosine di numero. Non ho trovato granché, però queste quattro cosine mi piacciono davvero tanto. Questo top in realtà era un completo, c'è anche la gonna, ma a me la gonna non piaceva. Lascia tipo le spalle scoperte, qua vanno le braccia. Poi volendo, qua c'è anche un laccio che in realtà penso di togliere, però volendo te lo avvolgi così intorno al collo. Mi piacciono tantissimo i colori perché è bello estivo, bello colorato. E mi piace anche il fatto che sia così pesante, non è leggerino, questo tessuto bello pesante, però gli dà tutta un'altra vestibilità. Dopo ve lo faccio vedere su perché voglio indossarlo assolutamente oggi. Poi questo top, non vi ho detto il prezzo di questo, se vi interessa, 25,95. Poi questo top che costava pochissimo, lui era 7,95. E mi sono pentita di non averne presi altri perché c'era anche nero e di un altro colore che non ricordo. Su e divino. C'è anche il fatto che qua sulle spalline, cioè sulle spalle, si chiude a fiocchetto. Ma è veramente, veramente bello questo. Poi l'altra cosa è questa gonnellina minigonna, anzi, neanche minigonna, questa è proprio inguinale. Andrea ha insistito tantissimo perché la prendessi. Allora, è una gonna pantalone, ok? Però è veramente veramente corta e tra l'altro diventa ancora più corta ai lati, quindi dà un bellissimo effetto davanti e dietro perché diventa più morbida e più lunga. Non è a vita molto alta, ma non è neanche a vita bassa, però la cosa è che è veramente 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 corta e io l'ho voluta prendere così. Bianca con i pois neri, c'era anche nera, ma secondo me così è più carina. E l'ultimissima cosa, ma non meno importante, considerate il mio amore per il foulard, Zara poi secondo me ce li ha stupendi, cioè proprio coloratissime le fantasie e non costano neanche tanto perché è 9,95. E questo mi piaceva tantissimo per i colori, perché anche qui bello colorato, estivo e io sapete che vabbè, li amo i foulard, li indosso molto spesso, quindi mi piace averne tanti. Comunque adesso metto questo e pensavo anche di mettere probabilmente un jeans, tipo questo, sì, secondo me ci sta bene, chiaro, strettissimo a vita alta, oppure questo secondo me bianco così, non lo so, vabbè lo provo, poi casomai vediamo, ma in realtà la mia idea iniziale era con questo pantalone nero. Vabbè, questo me l'avete visto mille volte, è vecchissimo, ce l'ho da tantissimo tempo, ma mi piace veramente tanto. Con i miei, voilà, sandaletti
preferiti per l'estate? Cioè, devo comprarne altri con il tacco così basso, perché poi alla fine sono quelli che uso di più. Sandaletti, jeans, sono andata per i jeans, perché ho una regola che è: se suo qualcosa di morbido e larghino, come questo top, giù metto qualcosa di stretto e viceversa. Quindi se suo qualcosa di stretto, giù metto qualcosa di morbido e largo. Ve lo faccio vedere da lontano. Non si vede un tubo perché brucia ed è buio, però mi piace tantissimo. Che dite? Beh, questi capelli sono meravigliosi! E come accessori, dimenticavo, cerchi secondo me sono d'obbligo, con i capelli così, choker, oro e bracciale, qualcun altro anche. Io non sento di guardarmi allo specchio. Mi piace tantissimo. È troppo bello. Farò mille foto. Piccolo change, anzi, change intero del look, perché mi sono resa conto che per come ero vestita non andava bene per il chiropratico, perché mi deve fare tutte quelle manovre sulla zona lombare, quindi devo avere su qualcosa di stretto. Se dovessero piacervi questi occhiali, li ho presi da Zara, però ho visto tanto tempo fa, però ho visto che ci sono ancora, e considerato che costano soltanto 15 euro, sapete che vanno tantissimo i chetai, secondo me sono meravigliosi. Li ho fatti anche montatura nera e tipo la lente di un altro colore, però secondo me tutto total black è meraviglioso. Adesso il programma era di andare fuori a pranzo, e poi c'è il meeting, e poi andare dal chiropratico, e poi starcene noi in giro a Milano, spero. Dobbiamo invece rimandare il pranzo fuori, perché stiamo avendo qualche problema di caricamento, ci si mette una trinità a caricare il video, quindi non abbiamo calcolato bene i tempi. Quindi prima aspettiamo che il video vada online e poi usciamo. E nel frattempo io magari metto a posto. Che disastro. Svariate ore non sono riuscita a riprendere granché, perché praticamente è stata una corsa dietro l'altra. Abbiamo ingurgitato, abbiamo pranzato a casa alla fine, abbiamo ingurgitato due cosine al volo, infatti sto morendo di fame. Abbiamo fatto il meeting, siamo andati dal chiropratico, io praticamente adesso sono nuova, mi ha rigenerata come sempre, fantastico ogni volta, sono troppo contenta di andare perché sto sempre meglio ogni volta che vado. E mi ha detto anche che anche lui, appunto, facendo queste manovre, sentendomi, visitandomi, ha visto che rispetto alla prima volta che mi ha visitata sono un'altra persona, quindi sono contentissima anche di questo. E siccome è prestino, perché abbiamo fatto tutto, la visita dal chiropratico è durata pochissimo, il meeting anche, abbiamo fatto tutto di frettissima, visto che c'è una splendida giornata, approfittiamo, stiamo a Milano e facciamo un giretto. E vai te magari, e io adesso magari prendo il gelato. Sì, no, invece del gelato, niente gelato, se come minimo vediamo di arrivare dove stiamo andando senza che tu ti metta a flirtare con qualcun altro. Non c'è nessuno di fianco a me. Se no, la prossima macchina io prenderò un furgone senza non c'è finestrini. Non ce ne sono. Quando sono entrate dal chiropratico mi fa: ma cos'è successo? Perché mi ha visto con questi capelli, non mi ha riconosciuta, no? E io tra l'altro avevo paura che... devo legarmi i capelli ogni volta, no? E non volevo questa volta legarmeli, perché ho detto: Dio, no! È stato terribile farli, non voglio legarli che si rovinano e tutto. Tanto i capelli stanno diventando sempre più ribelli, indisciplinati. Sono diventati super secchi, tra l'altro. Strana questa cosa. Immagino quando dovrò lavarli. Stavo pensando che mi conviene, perché sentendoli appunto sono... Ok, vi stavo dicendo che mi sa che mi conviene, quando dovrò lavarli,
mettere chili di maschera o balsamo e pettinarli proprio in doccia quando sono bagnati con tutta la maschera, perché sono super crespi e secchi. Quello è l'effetto, in teoria. L'effetto era questo, effettivamente, ha ragione Andrea. Però se li fate, vi consiglio di fare così, perché secondo me non c'è altro modo. Vedete la mia testa? Super bella. Questi sono fantastici, sono famosissimi, fanno i ravioli al momento. Grazie. Buongiorno Topolini. Feste come se mancassimo da giorno. È arrivato un corriere che ha lanciato il pacco in giardino. E siamo anche andati a fare un po' di spesa. Adesso vi faccio vedere. Il gioco di Livia. Non aveva il gioco sotto mano e allora ha trovato un rametto. Mi ha portato il rametto a farmelo vedere. Borsetta, la mettiamo subito via. Allora, è stato un dramma tornare a casa, perché prima di tutto ciao Simile, ti ho salutato. No, Dio. Siamo andati in Chinatown perché volevo prendere le alghe che non c'erano, le alghe wakame. A me piace un po' fare un'insalata con tipo i pomodorini e sesamo, ma non c'erano. Ho fatto un aperitivo super veloce in Chinatown, Andrea voleva farlo, l'arco della pace, ma io sono con i tacchi, non mi sono portata dietro i tacchi bassi. Non mi sono portata dietro le scarpe da ginnastica, non ce la potevo fare. Quindi siamo tornati a Lodi, ci abbiamo messo un'ora e mezza. C'era un traffico bestiale a Milano e ci siamo fermati anche sul mercato a prendere due cosine perché volevo troppo il gelato. Si sta squagliando. Questo che ci papiamo subito. Si sta squagliando. Insalatina perché era già finita. Questi hamburger perché avevo troppo voglia di mangiarlo stasera e non ne avevamo più. E cos'altro? Ah, le banane perché voglio fare il gelato. Solito. Si è squagliato. Ah, vedi? Forza. È ancora più buono, dai. Guarda. È ancora più buono perché la panna. Senti? Cos'è questo mango? Passion fruit. Buonissimo. Meglio. Le orecchie si vedono. Spettacolo. Guarda che è proprio il gelato più buono del mondo. Per l'estate sì. Dai, alla fine le robe super cioccolatose, crema, così sono pesanti. A me Maxi Bon anche piace tantissimo. Cucciolone anche. Questo è più rinfrescante. Questo però è più rinfrescante. Giù. Ecco, odorioso. Oggi vuoi spiegare cosa ci fai lì? Eh? Vuoi spiegarlo tu? Cos'è appena successo? Dove ti sei rotolato? Ma si può? Coperto di cacca. Era coperto di cacca. Abbiamo dovuto fare un lavaggio d'emergenza. Molto colpevole. Molto colpevole. Dio santo. Adesso ti asciugo, ma tu sappi che sei colpevolissimo. Non si fa più. Chiaro? Ecco. Eccoci qua. Lorina è andata a struccarsi, noi abbiamo fatto il bagno, siamo stati asciugati, vero? Guarda che bello che sei, guarda che bello che sei, lo sai anche tu che adesso sei bellissimo e pulito. Madonna santa!